su due. La talentuosa Berretti del Catania viaggia a ritmo spedito. La squadra allenata da Ezequiel Carboni non manca l'appuntamento con la vittoria e l'esordi in casa nel girone F di campionato. Raccoglie un successo importante contro i pari età della casertana. 3 punti e prestazione a Torre del Grifo, ciò che il tecnico etneo auspicava dopo la già convincente trasferta del debutto a Vibo. I giovani rossazzurri giocano un calcio propositivo e concreto. Ancora una volta ad aprire le marcature il centrocampista e capitano classe 2001 Luigi Rossitto, leader in campo e veterano nonostante l'età. Un colpo di testa su spiovente di Giuffrida che ha regalato il vantaggio ai rossazzurri, disposti anche in questa occasione con un 4-3-3. Gli etnei impongono il loro gioco anche all'alba della seconda frazione. È proprio in avvio di ripresa che Franco Carboni, figlio del tecnico rossazzurro nonché il più giovane del gruppo, capitalizza al meglio un contropiede battendo Esposito e siglando il raddoppio. È il primo centro per la punta classe 2003, un elemento per cui il Catania conserva più di una speranza insieme all'altro gioiello di casa Carboni, il 14enne Valentini. A nulla conta se non per arricchire il tabellino l'autorete che permette ai campani di accorciare le distanze battendo un coriolano esente da colpe. Il Catania Berretti vince 2-1 e si conferma formazione forte e quadrata. Gli etnei in vetta al raggruppamento F affronteranno nel prossimo turno i pari età della Paganese.